Io non sono uno scrittore, quindi sono un po' fuori posto. E dopo un intervento così è anche difficile entrare nel mood del discorso che pensavo di farvi. Non sono uno scrittore, però mi è capitato di scrivere alcuni libri, in particolare un libro, che mi ha fatto fare una domanda che forse potrebbe anche riguardare gli scrittori. La domanda è relativa al mio mestiere fondamentalmente, cioè al mestiere del regista, perché sono molti anni che ci diciamo tra persone che fanno cinema che è molto difficile raccontare il presente. Infatti c'è una fuga dal presente molto forte anche quando raccontiamo vicende che sono vicine a noi temporalmente o che accadono o continuano a accadere tutti i giorni nella nostra società. Questa difficoltà di raccontare il presente è un problema, diciamo, storico della nostra cinematografia. Si dice, si legge sui libri di storia del cinema che ci sono riusciti solamente gli autori del neorealismo e poi dopo tutti quanti ci siamo arrabattati per poterci stare dietro. Raccontare il presente, al di là dei generi ovviamente, e il discorso che è stato appena fatto è totalmente condivisibile. Il discorso sui generi è un discorso, come posso dire, falso, spesso fuorviante. Come lettore io amo i libri quando sono belli, poi quando sono brutti, anche se appartengono a dei generi fantastici, non riesco ad amarli. E la stessa cosa penso che valga per gli spettatori cinematografici. Allora, il problema che mi sono posto ed è il motivo per cui mi sono ritrovato a scrivere appunto un libro è un problema che riguarda, vi dicevo, il mio mestiere, però temo che riguardi un po' tutti noi, perché in questo discorso che stiamo facendo oggi c'è un convitato di pietra che viene qua e là, salta fuori da tutti gli interventi, no? Che è il web. Il web ha modificato in effetti il rapporto che noi abbiamo con tutte le forme espressive e persino con la realtà. E questa cosa è una cosa difficile con cui fare i conti, non è semplice. Io sono un perito tecnico, diciamo, che prova a fare il regista, quindi ho studiato la televisione quando ero ragazzo, avrei dovuto riparare i televisori e ricordo in un manuale proprio ipertecnico dove c'erano le formule magiche che fanno funzionare l'elettronica, c'era una frase che mi colpì e in questa frase si diceva che l'arrivo della televisione aveva cambiato le nostre case. E in effetti è vero perché prima le persone si riunivano intorno al caminetto, poi improvvisamente è venuta fuori la televisione, eravamo tutti intorno alla televisione, no? E questo fatto è un fatto importante. E il problema è che però poi il cellulare ha cambiato tutto il resto, ed il cellulare, che è molto più potente della televisione, è legato al web, alla rete. E qual è la prima conseguenza di questa invenzione straordinaria? La prima conseguenza è che in qualche modo gli esseri umani, miliardi di esseri umani, hanno cominciato a raccontarsi con le immagini, con le parole, con i social, anche scrivendo. E quindi il mestiere dello scrittore, il mestiere del cineasta è diventato una cosa trattante. Non si fa più parte di una società ristretta di ottimati nella quale ci si scambiano pareri e questi pareri poi precipitano sulla società e rimangono per millenni, per secoli o per millenni scritti sulla roccia. Noi siamo, noi registi, ma io temo anche voi scrittori, siete scrittori trattanti, noi siamo registi trattanti. Immaginiamo solo quante cose con questo aggeggio qui, che ha il doppio della definizione di una pellicola 35 mm, immaginate solo quante cose le persone cosiddette normali, semplici, cioè tutti noi, possono raccontare. E di fatto raccontano, basta andare appunto sul web e vediamo un'autorappresentazione che poi impone all'editoria certe categorie letterarie, impone al cinema certe categorie cinematografiche ed è difficile sottrarsi. Allora io mentre mi facevo queste domande, perché un regista che non si fa queste domande vive fuori dal mondo, cioè non si può fare cinema oggi pensando il mondo
o la tecnologia come la pensavano i grandi registi del passato. Non è possibile, proprio perché gli spettatori sono anche narratori audiovisivi, cioè raccontano e si raccontano attraverso le immagini. E quindi le mie immagini si devono confrontare prima di tutto con le loro immagini. Questa questione è una questione dirimente, perché la mia creatività si deve confrontare con la creatività di miliardi di persone, e quindi la mia creatività fa fatica ad orientarsi, e soprattutto fa fatica ad orientare, perché la frammentazione del pubblico, come la frammentazione dei lettori, è pressoché infinita. Quello del web è uno specchio rotto, no? Che riflette in miliardi di modi diversi il mondo. Quindi come si fa ad interpretarlo, questo mondo? Per cui io, da regista, per puro accidente, conoscendo il papà di un ragazzo che era stato ucciso, ho deciso di dare una mano in qualche modo alla comprensione di quello che è accaduto, perché questo fatto mi era prossimo, mi era vicino. E quindi ho pensato inizialmente, ecco, io posso dare una mano alla comprensione di quello che è accaduto facendo un film documentario, pensavo di fare un film documentario. Ma nel momento in cui sono entrato nella casa di queste persone, che avevano tutte in mano il cellulare dalla mattina alla sera e spulciavano il web alla ricerca di informazioni, di cose, di spunti di ragionamento, di immagini che riguardasse il loro caro che era stato ucciso o comunque la vicenda che stavano vivendo, io mi sono vergognato profondamente del mio dispositivo, perché l'ho sentito non adatto. Ho sentito che questo dispositivo che ho lasciato in macchina e non l'ho mai più tirato fuori era la cosa più sbagliata che potessi portare dentro questa famiglia. Perché? Perché è una cosa molto semplice. I primi grandi registi, pensate a Jean Rouch, che va in Africa, in un posto nel centro dell'Africa, in posti dove non hanno mai visto una macchina fotografica, una macchina da presa, forse poteva riprendere degli atteggiamenti genuini non influenzati dalla macchina da presa, forse. Ma oggi basta guardare il telegiornale, appena succede una cosa arriva la troupe del TG1, intervista il passante che si sistema e spiega la sua visione del mondo, non racconta il fatto che avrebbe dovuto vedere o meno. Quest'uomo, questa donna si sta mettendo in scena, quindi tutti noi abbiamo questa facoltà, quella di, fin da piccoli, di imparare a metterci in scena, quindi riprendere quella cosa che chiamavamo una volta realtà è praticamente impossibile, perché non esiste più, non solo nel momento in cui accendiamo la nostra videocamera, ma non esiste più già da prima. Allora il paradosso in qualche modo nel quale siamo immersi, cioè che più ci raccontiamo e più sentiamo che è difficile raccontarci, è un paradosso che per il cinema diventa esplosivo. E io mi sono ritrovato, appunto da dilettante quale sono della scrittura, a invece utilizzare il mezzo meno invasivo possibile per fare questo percorso. Cioè io la sera tornavo a casa e scrivevo. E scrivendo ho composto una cosa che non c'entra niente, diciamo, con l'idea di letteratura che può venire fuori riflettendo su che cos'è questa cosa. È un libro che racconta una storia. Dentro questo libro però io mi sono sentito molto libero, molto più libero di quanto mi sarei sentito tentando di fare un film. Vi faccio un esempio. In questo paesino del sud del Lazio, dove è stato ucciso questo ragazzo, che si chiama Alatri, ha studiato ed è cresciuto Cesare Zavattini. E io l'ho scoperto mentre ero lì a raccontare la storia di questo ragazzo che si chiamava Emanuele. Quindi io nel libro in qualche modo ho fatto entrare Cesare Zavattini, l'ho fatto rivivere e ho potuto raccontare qualcosa che facesse da specchio al contemporaneo, cosa che con il film documentario non sarei riuscito a fare. Questa esperienza mia molto personale che ho fatto, e che appunto sono perfettamente consapevole che non trasforma un regista in uno scrittore, ma mi ha in qualche modo dato uno strumento che vorrei condividere con voi, perché è una cosa che in qualche modo per me è stata importante.
In particolare, non solo sul piano artistico e creativo, cioè la libertà assoluta di dominare la materia e di incrociare tempi, spazi, persone, personaggi, a parte questo elemento, diciamo, che mi ha dato una sensazione di superpotenza, la cosa più importante di tutte che io ho potuto mettere in campo è una presa di distanza non remota, ma sufficiente per non intralciare la vita delle persone di cui mi andava di raccontare la storia. Quindi la scrittura per me è diventato un po' una via di fuga dalle difficoltà di fare un film, e questo l'ho riconosciuto, diciamo, con me stesso fin da subito, ma è diventato anche un'opportunità per guardare le cose, riflettere sulle cose e restituirle in una maniera meno immediata, meno irriflessa. Appunto, ho potuto mettere in campo un ragionamento, una riflessione e persino una forma narrativa, un racconto, che qua e là ha permesso a un'intera comunità, che è quella intorno a questa vicenda, di riconoscersi. Infatti questo libro è stato adottato da centinaia di persone che vivono in questo territorio ed è diventato un oggetto di discussione, no? Quindi è un privilegio pazzesco che non capita tutti i giorni né a uno scrittore né a un regista. Allora, per chiudere questa cosa, quello che io in qualche modo ho appreso scrivendo questa opera, diciamo, sto cercando in tutti i modi di riportarlo dentro il cinema, e non è una cosa facile, perché la distanza tra chi riprende e le cose riprese apparentemente è molto breve, e invece in realtà imparare che quella cosa che chiamiamo realtà è necessario, scrivendo, raccontando, filmando, tenerla a una determinata distanza per poter essere liberi e restituirla in maniera soggettiva, una soggettività tale che possa interessare agli altri, per me è diventato un principio da seguire facendo i film. Grazie.